La luce attraversa la mia casa e la fa sembrare ancora più acquolente. Oggi ti mostro alcuni articoli che ho scelto dall'IKEA e alcuni che ce li avevo già e non posso fare a meno. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Per alcuni può essere soltanto un video dove si monta una scrivania e una poltrona, una sedia. Per me è un po' ben diverso. Mentre sto montando questo video mi rendo conto come passa il tempo. Prima si monta un girello, poi il tavolo per mangiare, poi si passa alla scrivania. Con questi cambiamenti te ne rendi conto come la vita passa e i fili crescono. La scrivania è stretta ma lunga e può lavorare tranquillamente due persone. Ha un design lineare, si adatta molto bene su ogni casa. Grazie ai fiori per i cavi e allo scomparto sul dorso puoi tenere i cavi prolunghi a portata di mano ma non in vista. In generale in cucina si presentano tanti oggetti piccoli che la può fare sembrare anche più disordinata, per questo sono sempre attenta a scegliere più o meno gli stessi colori, questo lo aiuta a essere molto più ordinata. Le faccende domestiche sono ripetitive, a lungo andare possono diventare noiose, i piccoli cambiamenti ti possono aiutare a sentirti più fresca. Prendiamoci cura di tutto ciò che ci appartiene e questo set di protezione per padelle ci aiuta a proteggere le padelle dai graffi. Il tempo passa così veloce, per questo ci tengo a fare quei lavori importanti, ma al modo mio. Barattolo di vetro trasparente con coperchio. Ha una chiusura ermetica che ci aiuta a conservare più a lungo i nostri alimenti. Ultimamente sono molto attratta dai oggetti trasparenti, cioè in vetro.
L'organizzazione in contenitori trasparenti mi dà la sensazione di più pulito e più ordinato. Ogni volta che scelgo un vaso per le mie piante mi emoziono molto. È come scegliersi un vestito per se stessi. Ogni pianta ha bisogno del suo vaso, adatto a lei, alle sue forme, alle sue necessità. E per farla risaltare ancora di più basta scegliere il vaso adatto. Non sono una esperta di piante, ma non mi immagino la mia casa senza di loro. Le piante alte con le foglie piccole rendono meno soffocante l'ambiente. Non ho mai tenuto un eucalipto in casa, ma so che è possibile se ha abbastanza luce. Provo a impiantare questo eucalipto in casa mia, se vedrò che proprio soffre, allora lo impianterò fuori. Oggi risotto con asparagi bianche. Mentre stavo pranzando, mi sono spostata con il posto per guardare la mia pianta. Mi ha resa molto felice. Questa volta Edi mi ha mandato il modello Edi VAC 2 Pro. È il migliore aspirapolvere robot sotto i 300 euro. Su Amazon ha migliaia di recensioni positive. Ha un'autonomia di 200 minuti. L'aspirapolvere robot aspira e lava il vostro pavimento, anche se l'avete macchiato di ketchup o latte o ad esempio se avete peli di animali in casa. Lui quando si avvicina al tappeto, allora evita di lavarlo. In questo modo il vostro tappeto non si sporcherà neanche. La batteria, come avevo detto, di 200 minuti e praticamente quando si scarica il robot va da solo a caricarsi. Quindi riprenderà le pulizie precedenti. Ha più livelli di aspirazione. Potete anche scaricare l'applicazione sul vostro cellulare. In questo modo il robot Yedi crea la sua mappa corrispondente. Semplicemente disegnando sulla mappa è possibile selezionare stanze o aree dove il robot va a pulire. Il link ve lo lascerò nella descrizione del video. Questo portarotoli da cucina è piccolo ed è leggero. In particolare ha presente una barra separata per fissare la carta anteriore del rotolo. In questo modo il nostro rotolo sta molto più ordinato.
sale, pepe, formaggio spalmabile tipo Philadelphia, un po' di prosciutto cotto e pomodorini sott'olio. Ogni volta quando compro una pianta, un albero, un fiore dal vivaio, non vedo l'ora di trapiantarlo o in un vaso più grande o direttamente nel giardino. Mi dà l'impressione di salvare, ho sempre l'impressione che questi piantini soffrano in questi vasetti piccoli. A volte siamo presi troppo dalla vita frenetica e diamo per scontato alcune cose. Adesso sono in una fase della vita dove cerco comfort, comodità e serenità. Non ho nessuno che mi dirige, non ho orari, non ho scadenze, ma comunque provo a organizzarmi in anticipo ogni cosa che lo devo fare. Nel pomeriggio sento il bisogno di qualcosa di dolce, per cui oggi fragole, zucchero e pana. Per alleviare il nostro umore, ecco perché a volte è così importante di mangiare qualcosa di dolce. La stagione di solito ci insegna vivere e cambiare. Vivi ogni giorno follemente, pienamente e consapevolmente.
Se hai del potenziale, sfruttalo. Se invece hai dei limiti, accettali. Non siamo tutti uguali, ma rimani sempre con piedi per terra. Questo ti farà vivere bene.